Gli amici erano importanti per Dante. Quando vede dei pellegrini che attraversano le vie di Firenze diretti a Roma e li vede pensierosi, si dice: forse pensano degli loro amici lontani. E nella commedia a un certo punto parla del tramonto, che è l'ora in cui a quelli che sono in viaggio per mare e stanno andando molto lontano, ecco, gli salta addosso la nostalgia e gli torna in mente il giorno in cui hanno detto addio ai dolci amici. È vero che amici nella lingua del suo tempo voleva dire anche i parenti, gli amici carnali si diceva, ma per Dante erano importanti davvero gli amici nello stesso senso in cui ne parliamo noi. E degli amici di Dante sappiamo molto, perché lui ne parla spesso. Non gli amici d'infanzia, a dire il vero, ma gli amici che si è fatto nell'adolescenza, quando ha cominciato a scrivere poesie. Era una cosa di moda nella Firenze della fine del 200, fra i giovani bene della Firenze di allora, era diventato di moda scrivere poesie d'amore e raccontare le proprie vicende, o magari inventarle, e confrontarsi con gli altri per discutere su questa cosa che gli era saltata addosso, l'amore. Cos'è l'amore? Ecco, era diventato di moda da poco tempo. Dante lo dice nella Vita Nuova. Una volta non c'era nessuno che scriveva poesie d'amore in lingua volgare. Scrivevano in latino. Adesso invece sono saltati fuori i poeti che scrivono in volgare. E lui ha voluto essere uno di quei poeti. E dopo una delle esperienze fondanti della sua adolescenza, quando a 18 anni ha incontrato per la strada Beatrice, ecco, ha scritto un sonetto e l'ha mandato ad altri giovani, magari appena un po' più vecchi di lui, che erano conosciuti in città perché scrivevano versi d'amore. Gliel'ha mandato per farsi rispondere, per far vedere che anche lui era uno di loro, e gli hanno risposto. E il primo che gli ha risposto è quello che Dante dice è poi stato lo primo degli miei amici, Guido Cavalcanti, uno dei grandi poeti e dei gran signori della Firenze di allora. E così Dante si è fatto i suoi primi amici, che erano tutti giovani di grande famiglia, appunto i Cavalcanti, oppure Forese Donati, era gente di condizione sociale superiore alla sua. I Donati, i Cavalcanti erano ben altra cosa rispetto agli Alighieri, che erano, come dire, dei borghesi, degli uomini d'affari, degli usurai. Questi altri erano giovani nobili, il meglio che ci fosse in città. Però Dante scambiava poesie con loro e si davano del tu. E questi amici poi Dante, come dire, ha fatto il possibile per reincontrarli durante il suo viaggio nell'aldilà. Perché molti di loro erano morti. Avere tanti amici per Dante, come per chiunque a quell'epoca, ha voluto dire anche, come dire, sperimentare il dolore della morte delle persone care. Perché si moriva spesso, si moriva facilmente, si moriva giovani. Quando Dante scrive la commedia, tanti dei suoi amici di giovinezza sono già morti. E lui fa di tutto per incontrarli nell'altro mondo. In purgatorio, naturalmente. Non ne mette nessuno all'inferno. E non osa metterne granché in paradiso, ma i più cari amici che incontra in quest'altra vita li mette in purgatorio. Lo sa che hanno dei difetti, lo sa che hanno commesso dei peccati, non possono essere in paradiso. Però in purgatorio sì, lui li vuole reincontrare. Forse avrebbe fatto fatica a mettere in purgatorio Guido Cavalcanti, che era morto anche lui nell'estate dell'anno 1300, e che non era soltanto un raffinatissimo poeta e un gran signore, ma era anche un filosofo di cui a Firenze dicevano: ma ci crede in Dio quello lì. Ecco, forse con Guido Dante avrebbe fatto fatica, ma il viaggio all'inferno e in purgatorio e in paradiso, il viaggio nell'aldilà, avviene nella finzione tra il marzo e l'aprile dell'anno 1300, in un momento in cui Guido era ancora vivo. Quindi Guido nella commedia non compare personalmente, ma compaiono gli altri. Compare Forese Donati, lontano cugino della moglie di Dante, Forese con cui quando era vivo si erano scambiati una serie di sonetti, di insulti, per scherzo, insulti ferocissimi. Dante manda un sonetto a Forese prendendolo in giro perché non scalda abbastanza nel letto sua moglie, e sua moglie ha freddo e si lamenta. Forese risponde prendendo in giro Dante perché è figlio di un usuraio e gli affari non vanno tanto bene e prima o poi finiranno tutti all'ospizio. E Dante risponde prendendo in giro di nuovo Forese e dicendogli che all'ospizio ci finirà lui se continua a spendere così tanto in piattini e manicaretti, perché Forese è famoso perché gli piace mangiare, mangiare bene. Ora, per noi non è un gran peccato l'amore per la buona cucina, ma pensiamo a un'epoca in cui ci sono tanti poveri, c'è gente che rischia di morire di fame. A quel punto quello che spende un sacco di soldi per un piatto speciale, e beh, quello lì davvero sta commettendo un brutto peccato.
Dante lo sa, e Forese lo mette in purgatorio, dove sta scontando, dove fa la fame, è così dimagrito che Dante non lo riconosce, però in purgatorio e si salverà. E in purgatorio Dante mette anche gli altri amici, quelli che noi conosciamo poco perché non sono giovani di grande famiglia, ma sono i musicisti, i fabbricanti di strumenti musicali, tutte persone più modeste, ma che noi conosciamo perché erano amici di Dante, e Dante li ha voluti mettere lì, il musico Casella, che metteva in musica appunto le poesie di Dante e che lo accoglie all'ingresso del purgatorio cantando una delle sue canzoni. Oppure Belacqua, il liutaio. Belacqua vuol dire bevi l'acqua, era chiaramente uno che era famoso perché gli piaceva il vino. Tutti questi personaggi noi non li conosceremmo se non fossero stati amici di Dante, e Dante nella commedia ha voluto ritrovarli. Ecco, la commedia sono tante cose, questo tema degli amici ovviamente non è il più importante, ma è uno degli aspetti della commedia. Scrivere quel poema per Dante ha anche voluto dire incontrare per l'ultima volta gli amici dell'adolescenza.